Come tutti gli esseri viventi, anche le piante attraversano una fase di giovinezza per poi passare alla maturità ed infine alla vecchiaia. È importante saper riconoscere in che fase del proprio sviluppo si trova una pianta per poterci rapportare ad essa in modo corretto. Le piante giovani si riconoscono facilmente, oltre che per le dimensioni ridotte, anche per la forma spiccatamente verticale. A prescindere infatti dalla specie, tutte le piante giovani sono caratterizzate da una marcata dominanza della gemma apicale. La ragione di questa conformazione è data dall'esigenza da parte della pianta di innalzarsi il più velocemente possibile al di sopra di eventuali concorrenti, in maniera tale da potersi garantire un'esposizione alla luce ottimale. Le piante giovani sono caratterizzate da un grande rapporto fra l'energia disponibile e la massa corporea che devono sostenere. Questo surplus di energia permette loro di accrescersi molto rapidamente e anche di sopportare in maniera molto efficace gli stress ambientali. Piante giovani tollereranno quindi interventi di potatura più marcati. È bene però sottolineare come la potatura di piante giovani debba essere fatta rispettando sempre il portamento naturale della specie. Bisogna quindi evitare nella maniera più assoluta potature improprie e soprattutto la potatura a coppa tipica degli alberi da frutto. Nella fase di maturità la pianta cresce meno verticalmente e dà la priorità all'accrescimento secondario. La chioma quindi si allarga e si infittisce e soprattutto si allarga e si ramifica l'apparato radicale. Apparato radicale che, nella fase di maturità, raggiunge estensioni ben oltre la proiezione della chioma a terra. Le piante mature sono al massimo del proprio potenziale estetico e si trovano in una situazione di sostanziale equilibrio fra la massa corporea e l'energia che riescono a produrre. Gli interventi su piante mature dovranno quindi essere mirati semplicemente a correggerne la forma, se necessario, e ad eliminare eventuali rami secchi. Le piante vecchie, invece, non riescono più a sostenere l'enorme massa corporea che hanno costituito nel corso dei decenni. Tenderanno quindi a lasciar morire gradualmente alcune parti del proprio organismo, cominciando dai rami più bassi, quelli cioè meno efficienti per la fotosintesi clorofilliana. Le piante senescenti saranno quindi caratterizzate da una chioma tendenzialmente ad ombrello e svuotata nelle parti basse. Gli interventi su piante vetuste devono limitarsi a interventi di messa in sicurezza o all'eliminazione delle branche ormai disseccate. Ogni altro intervento potrebbe risultare destabilizzante e portare la pianta alla morte. Conoscere le fasi dello sviluppo della pianta ci permette quindi di capire a quale pianta ci troviamo di fronte e di rapportarci ad essa nella maniera più corretta e rispettosa.